Segue il Radio Quantica Show, sa cosa sono i tè quantici allo zenzero. Chi non lo sapesse ve lo spiego in un attimo. Dalla primavera del 2020 all'inverno del 2021 sono venuti a trovarmi in maniera olografica tanti personaggi che mi hanno portato, diciamo, dei concetti che arrivano da mondi altri e anche da altre dimensioni. E nelle puntate fino alla numero 24, ogni puntata aveva la lettura di uno di questi tè allo zenzero, puntate che vi ricordo trovate tutte archiviate sul sito di rete2000.it. Ma perché vi parlo di questa cosa? Perché adesso vi volevo leggere alcuni estratti dall'incontro che io ebbi con Lady Diana, diciamo nell'estate del 2020 più o meno, adesso insomma dovrei comunque ricordare bene, faceva caldo e credo che sia opportuno perché certi concetti si adattano molto bene a ciò che stiamo dicendo in questa puntata numero 41. Un tè allo zenzero con Lady Diana, se non ricordo male, si titolava Gli orgasmi risvegliano le coscienze. Caro Leonardo, hai proprio ragione. La storia di tenere nascosto il sesso ha causato molti problemi a questo pianeta. Adesso però è il momento di canalizzare ed usare l'energia sessuale nel modo splendido in cui doveva essere usata. Ci sono alcuni che per una serie di ragioni hanno spento questo interruttore, ma scopriranno che ritorna spontaneamente, con naturalezza. È comunque una reazione naturale per gli umani pensare alla sessualità come alla energia di base della natura animalesca. E io sono venuto a dirti che non è questo il caso. Vedi, amico mio, l'energia sessuale è l'energia più difficile e pericolosa da comprendere, perché la potenza del sesso può distruggere la vita o crearla. È sia il vostro punto di contatto con la forza vitale della creazione, sia l'espressione dichiarativa della vostra identità di questa realtà fisica. Dovete poi considerare che la sessualità è un aspetto essenziale della vostra creatività. Quando sono fondati su valori nobili, le vostre esperienze sessuali vi regalano romanticismo, entusiasmo, fiducia, condivisione, intimità, passione, piacere, euforia, attenzioni particolareggiate e raffinate, amore e autostima. La sfera sessuale è come una immensa foresta piena di misteri sconosciuti. Voi siete sempre sessuali e non potete ignorare i vostri genitali, per tanto che lo crediate possibile. Il rifiuto del piacere nasce dalle credenze errate dell'amore per sé e per il proprio corpo. Mio caro amico quantico, il potere e l'uso dell'energia sessuale sono molto più complessi dell'attrazione fisica, va oltre l'aspetto fisico e lo status sociale. Quando tra due persone c'è attrazione sessuale, i due rispondono ad uno scambio telepatico di energia e di riconoscimento delle reciproche interazioni. Fondono insieme i loro universi locali. Una particolare frequenza permette ai valori sessuali di trasmettersi delle comunicazioni senza che queste due persone ne siano consapevoli a livello conscio. L'energia sessuale è energia psichica e quando fate sesso con qualcuno vi accollate letteralmente il suo campo energetico. Se siete troppo critici verso le attività sessuali, comprese le vostre, non imparerete che certe azioni portano a delle esperienze piacevoli ed edificanti ed altre invece
a stati di confusione e rinuncia, di solito derivanti da inganni, mancanza di rispetto, manipolazione, violenza e distruzione. Il sesso è una delle espressioni più potenti della vostra biologia e l'esperienza dell'orgasmo è l'aspetto che più di ogni altro risveglia la coscienza della persona. L'esperienza orgasmica vi collega con il vostro spirito, riorganizzando e rivitalizzando tutte le vostre cellule. Gli ormoni rilasciati durante il sesso modificano i modelli delle onde cerebrali del vostro cervello verso l'equilibrio e l'integrazione, attivando la connessione con la vostra mente superiore. Leonardo, mio dolce e gentile amico, l'energia sessuale è la luce che arriva da casa, che viene condivisa attraverso un corpo e adesso ne sta arrivando di più. È per questo che state vedendo un cambiamento diverso nel vostro impulso sessuale. Mentre molti dei ritmi cambiano nel vostro corpo fisico, state scoprendo che anche il vostro impulso sessuale sta cambiando ritmo. Mentre fate questa evoluzione, le vostre connessioni sessuali prenderanno vita. Si tratta semplicemente di più spirito che viene infuso nel vostro corpo. Questa è intanto la base dell'energia sessuale. Sentite questo nuovo ritmo. Giocateci. Trovate un modo per poterle usare intenzionalmente invece di esserne sopraffatti. Thank you.